facendo un campionato under 18 insieme ai ragazzi dell'under 16 e inizialmente avevo un po' di timore. Adesso devo dire la verità, mi sto divertendo, cioè mi sta piacendo, perché sto notando che per quanto riguarda il gruppo dei ragazzi dell'under 16 stanno venendo su e non stanno facendo vedere tutto questo grosso divario che c'è con i ragazzi dell'under 18. Sai, 2 anni di differenza a questa età è facilmente difficile per colmare il gap fisico, però invece noi ci stiamo riuscendo bene, stiamo lavorando anche bene con i ragazzi dell'under 18, perché tu sai che adesso stiamo svolgendo il campionato dove in Altreferto di under 18 portiamo Ciccio D'Emilio, portiamo Lorenzo Stama, Roberto Marini, Alessandro Martino. Abbiamo i nostri due ragazzi albanese, Jay ed Eraldo, stiamo aspettando il tesseramento, sperando che avvenga quanto prima, e a questi quattro ci aggiungiamo tutto il gruppo dell'Under 16. Stiamo lavorando tantissimo, non tanto per il risultato della partita, anche se a dire il vero anche quello sta venendo, perché abbiamo vinto il derby con l'altra squadra di Roseto, abbiamo regalato la partita con Pescara in casa perdendo di 3 punti, abbiamo perso una partita a Teramo di 1 punto e abbiamo vinto contro forse la squadra più forte di questo girone, la dell'Aquila, realizzando 93 punti in attacco. Quindi anche lì sono contento, ma non tanto per me, ma per i ragazzi che si stanno veramente impegnando tanto, e quindi stiamo lavorando tanto sia dal punto di vista tecnico che atletico insieme a Paolo Rinaldesi e al Domenico Faragalli, che sicuramente ci stanno dando una grossa mano per la crescita fisica dei ragazzi. Stiamo aspettando l'inizio del campionato under 16, rispetto allo scorso anno abbiamo perso 4 ragazzi, ne abbiamo riacquistati altri 4, anche se forse non hanno la stessa caratura tecnica, così tra virgolette, perché sono alle prime armi, ma con molta pazienza, con molta tenacia cerchiamo di portare avanti quello che noi abbiamo. Siamo un paese di tutti i playmaker, quindi è inutile nascondere che avremo bisogno di ragazzi lunghi, di ragazzi di una certa altezza, che se verranno integrati questi due gruppi potranno dare molte soddisfazioni.